ritorniamo allora ai Diottoz, 5 titoli vinti, 5 titoli consecutivi dal 65 al 69. Riferimento tecnico, abbiamo preso i tempi sui 10 ostacoli di Laurent Ottoz. 2 secondi e 15 per affrontare il primo ostacolo, mediamente 1 secondo e 4, 1 secondo e 7 centesimi tra un ostacolo e l'altro per superare quei fatidici 9 metri. L'ostacolo più veloce è tra il quarto e il quinto, 1 secondo esatto. Il più lento tra il nono e il decimo ostacolo, 1 secondo e 13. E dunque Laurent Ottoz è a 11 centesimi da quel 13,46 che Eddie Ottoz ottenne a Città del Messico in altura nel 1968. Ha dato una risposta significativa, direi, Laurent Ottoz. Ha detto, ecco, credo di valere qualcosa anche sui 110 ad ostacolo. In effetti, alla luce di quanto da lui ottenuto sui 400 ostacoli, si pensava che decidesse di affrontare con più convinzione il giro di pista. In realtà si vede e si capisce che il suo vero amore è per la specialità che fu del padre. E il titolo italiano, il secondo titolo italiano da lui conquistato, secondo titolo consecutivo dopo quello dello scorso anno a Pescara, ne è la prova più certa. Ma deve aver fatto un tempo di rilievo anche Fausto Frigerio, secondo, considerando tutti gli impegni, merita particolare attenzione e aspettiamo l'esito ufficiale della finale dei 100 ad ostacoli, mentre si stanno preparando le atlete della finale dei 100 ostacoli, la finale femminile sugli ostacoli alti. In questa finale non c'è Carla Tuzzi, non era neanche presente qui ai campionati italiani. Carla Tuzzi, che è la vincitrice delle ultime 4 edizioni, è stata vittima di uno stiramento, ha dovuto rinunciare ai campionati italiani perché a corto di preparazione, dovrebbe ritornare domenica a Rieti per fare un test in vista di un ritorno in Coppa Europa a Barcellona. E quindi a contendersi un titolo che sembrava destinato a Carla Tuzzi sono Elena Milan in prima corsia, Anna Maria Di Terlizzi in seconda, Giuliana Spada in terza, Daniela Morandini in quarta corsia, in quinta abbiamo Ifeoma Ozoeze, specialista dell'heptathlon e del salto in lungo, Margaret Macchiut in sesta corsia, in settima Laura Biagi e in ottava corsia, ora inquadrata, Silvia Licini. Il primato italiano è di Carla Tuzzi, 13.08 del 1988. La miglior prestazione stagionale è il 13.67 ottenuto da Claudia Legali. Inquadrata numero 10, Ifeoma Ozoeze, ventenne, 13.93 quest'anno, 13.84 sugli ostacoli, dicevo, una specialista dell'heptathlon, è la primatista italiana juniores ed è primatista italiana juniores anche nel salto in lungo con 6 metri e 45. Al centro in quarta corsia Daniela Morandini, che ha vinto la prima semifinale in 13.92. L'altra semifinale è stata vinta da Giuliana Spada, che è in terza corsia. Dopo questa finale dei 100 ostacoli avremo le due finali uomini e donne dei 100 metri per concludere il collegamento con i 5.000 metri. Mentre i campionati italiani finiranno con due gare femminili, i 10.000 metri e i 5 km di marcia. Il lancio del disco femminile e sarà Mara Rosolen della SNIA Milano, la prima atleta ad andare in pedana, 55.38 di personale, inizio gara per Mara Rosolen. Lo scorso anno vinse il titolo Carla Tuzzi, come detto, che batté la Legali e la Del Fabbro, 3 atlete non presenti in finale.
mentre bisogna ancora attendere per avere il risultato dei 110 ad ostacoli. Evidentemente ci sarà da controllare bene il photo finish per l'assegnazione esatta dei tempi a Ottoz, Frigerio e Bertocchi, che si sono classificati nell'ordine in quella che tecnicamente a questo punto direi è stata la gara principale di questi campionati italiani, senza dimenticare con questa gara i 400 metri di Nuti sotto i 46 secondi, il primato italiano della Troyer nei 400 ostacoli, il 20:65 di Stefano Tilli sui 200 metri e il 50:12 di Fabrizio Mori sui 400 ostacoli ieri. Approfittiamo intanto per aggiornare il peso in attesa della partenza della finale degli ostacoli, e sempre Andrei al comando, 19:32, solo due lanci validi, poi due nulli, siamo al quinto turno di lanci, situazione immutata. Secondo posto per Zerbini, poi Dal Soglio e Montelatici. Attesa per permettere ai giudici di sistemare gli ostacoli, di adeguarli alla prova femminile. Nella prova femminile tra un ostacolo e l'altro ci sono 8 metri e mezzo, 9:14 abbiamo detto nella prova maschile. E ora si potrà dare il via a questa finale dei 100 ostacoli. Ai blocchi di partenza Milan, Diterlizzi, Spada, Morandini, Ozoeze, Macchiut, Biaggi e Licini. Partiti, esce bene in terza corsia Giuliana Spada, che è davanti alla Morandini e alla Ozoeze nell'ordine. Ora la Morandini affianca e supera la Spada, e Morandini e Spada insieme da photo finish, forse perde qualcosa sollevando le braccia. 13:76 il tempo di Daniela Morandini. Da rivedere questo finale dei 100 ostacoli. Era partita molto bene nella prima fase Giuliana Spada, vedete è davanti alla Morandini, che è l'atleta al centro con la maglia blu dell'Axi Verona. In terza posizione della SNAM Ifeoma Ozoeze è terza, ecco qui il passaggio a questo ostacolo con ancora la Spada davanti. A questo punto si avvicina e l'affianca la Morandini. È davanti in questo momento la Morandini, poi si buttano sul traguardo e sì, forse l'angolazione ci inganna, direi che è Morandini, Spada, Ozoeze. L'ultimo ostacolo, l'ultima barriera. Qui è davanti la Morandini e poi bisogna vedere cosa è accaduto in quel brevissimo istante, per dir così, tra Morandini e Spada. Certo, la telecamera che non è in linea con la linea del traguardo non può permettere una valutazione esatta di quanto avvenuto. Intanto la premiazione del lancio del giavellotto con i 75 metri ottenuti da Fabio De Gaspari, che rappresentano la miglior prestazione italiana dell'anno. Lo stesso De Gaspari aveva lanciato a 74 metri e 24 ad Oristano il 1° di giugno, quindi in progresso questo atleta che ha un primato di 79 e 30, primato italiano.
secondo Ghesini 71-98, terzo Vesentini 68-52, i lanci di De Gasperi 70-70, 73-98, 72-44, 75 metri, 71 metri, 71-40, questa è la sua serie, non ci sono lanci nulli. Per Fabio De Gasperi, linea a Bleggi. Eccola qui, Daniela Morandini, 24 anni, si è sposata da appena una settimana, quindi il modo migliore per festeggiare, sempre che i fotofinis confermi la tua vittoria. Speriamo, mi sono fatta il regalo di notte. Una gara non perfetta però, brutta partenza. Brutta partenza, perdevo molto le gambe in mezzo. Ho tirato fino all'ultimo, agli ultimi 20 metri e spero il fotofinish che confermi la mia vittoria. Il marito? Il marito è al lavoro. Ah, non è nemmeno presente? No, 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 le ho fatto un regalo che ci sperava tanto, un titolo italiano 91. Bene, sono molto contenta. A te Franzelli.